Siamo qui a garantire la nostra presenza sui problemi. Avevamo annunciato che oggi avremmo incontrato il direttore generale dell'ASL per la problematica che giustamente la comunità fortorina reclama per questa emergenza. Noi ci siamo e siamo qui ad intavolare una sinergia, un tavolo di confronto, ma per individuare delle soluzioni ai problemi, insomma poche chiacchiere determinando più fatti. E devo dire che in maniera molto scrupolosa il direttore generale ha attivato tutte e ho voluto fare un accertamento proprio personale per verificare se veramente questa direzione generale avesse attivato tutte le procedure per reclutare 84 medici, perché il numero di medici che dovrebbe avere, diciamo, il territorio del Sannio a disposizione per le emergenze è pari al numero di 84 medici. Purtroppo sul tavolo abbiamo soltanto 48 medici a disposizione, c'è un problema maggiore perché le problematiche si riscontrano in tutte le aree del Sannio, in quella caudina, in quella telesina, in quella vitulanese, nell'Alto Tammaro, nel Fortore. Diciamo, la problematica che rappresenta più preoccupazione è quella legata alle aree della Val Fortore. Non posso, diciamo, rappresentarvi per una questione anche di correttezza quali delle ipotesi sono sul tavolo che ho avuto modo, diciamo, di verificare, di approfondire, dando anche quella che è una mia visione al direttore generale, ascoltando ovviamente i medici, il territorio, gli utenti, insomma, avendo fatto in questi giorni, prima di venire qui, diciamo, avendo attivato un confronto con il territorio, così come nel nostro stile. Sta valutando se integrare di un'unità, diciamo, il personale medico per le emergenze o, diciamo, meglio ridistribuire, meglio localizzare il personale medico con auto, diciamo, con medico a bordo, per fare in modo che si raggiunga con la presenza di un medico, si raggiungano tutti i comuni, diciamo, tutte le aree del Fortore. Quindi ci sono più ipotesi al vaglio. È difficile scegliere, perché ovviamente quando si sceglierà un'opzione tu comunque vai in qualche modo a creare, diciamo, delle disfunzioni in altre aree del Sannio. La coperta è corta, servono 84 medici, ne abbiamo soltanto 48, insomma. Volpe, devo dire, che ha attivato tutte le procedure. Se ci fosse stata una omissione, una miopia da parte di questa direzione generale, io sarei stato il primo a fare bagarre per la tutela, diciamo, del diritto alla salute dei sanniti. Devo dire che ho approfondito con carte alla mano, perché ovviamente l'interlocuzione istituzionale, insomma, è sempre una questione piacevole, ma poi bisogna poi concretizzare con documenti alla mano. Io devo dire che ho riscontrato che il lavorio, diciamo, è stato fatto. C'è un problema serio, lavoreremo comunque anche nelle prossime ore insieme a Volpe, insieme ad altri amici. Sicuramente è un tema che non ha colore politico, immagino tutti quanti faranno interlocuzioni di questo genere con il direttore generale per individuare la migliore soluzione possibile. Certamente è auspicio di tutti fare in modo che in un'emergenza da codice rosso ci sia ovviamente la presenza di un medico. Quindi questo è il nostro obiettivo e l'auspicio di tutti. Lavoreremo in maniera sinergica, senza polemizzare, ma individuando ai problemi le soluzioni, quindi nella maniera, diciamo, più efficace possibile.